Buongiorno a tutti amici, in questa nuova clip da un posto che non vi avevo mai mostrato e onestamente luogo dove anche io non ho bazzicato molto. Ci troviamo a Beverly Hills e questa è la via più famosa di tutto questo posto, si chiama Rodeo Drive, è una via che ora vi mostrerò se arriva il semaforo verde. Ecco, è arrivato, via famosissima perché qui si svolge tutto lo shopping di un certo livello, adesso tutti i negozi qui a destra e a sinistra sono famosissime marche, famosissimi stilisti, moltissimi italiani e qui la gente benestante, soprattutto Beverly Hills, è un quartiere dove la stragrande maggioranza delle persone, se non tutte, è gente benestante, famosa, ricca, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque sia, vengono qui a fare tipo quel pulmino lì, è venuto qua a fare il tour, anche questo qui di Hollywood, è venuto qui perché a fare il giro per vedere le case delle persone famose, degli attori, dei luoghi insomma conosciuti in tutto il mondo. E ce ne sono un sacco davvero, ogni minuto ne vedo passare qualcuno di questi pulmini, non ho idea di quanto costi fare il tour, però comunque è una cosa che i turisti amano fare, vedere le case dei ricchi, dei VIP, eccetera, eccetera. Musica intanto, bello questo posto perché ci sono tutte le palme, è una via Monte Napoleone però di Los Angeles. Temperatura oggi perfetta, 25 gradi, io non sono diciamo vestito in maniera molto adeguata per il posto in cui sono, però comunque interessante. Adesso io queste marche qui, ah, Giorgio Armani, sì, questo lo conosco. Giorgio Armani, Hermes, questo non so chi sia, Panerai. Qui praticamente al fine settimana, io ce l'ho passato solo in macchina, c'è un bordello incredibile, voi non avete idea del casino che c'è sia su questa strada che sull'altra, in tutti e due i sensi di marcia, e è un po' come una passerella sia per le persone che vengono qua e sfoggiano abiti, vestitini costosissimi, ma anche per le macchine, perché qui quando ci sono passato io, che era una, mi sembra una domenica o un sabato, comunque sì, era un weekend, era pieno di macchine tipo Ferrari, Lamborghini, Mercedes, super, super giganti, super sportivi e così via. Vediamo ancora un po'. Oggi, essendo invece un giorno della settimana, e qui c'è un altro pulmino che va a vedere le cose, le star, essendo un giorno della settimana, dicevo, c'è poca gente, si riesce a girare in maniera più tranquilla. Lì c'è Chanel, Cartier, questo non so chi sia, Bulgari. Non male, spostiamoci sull'altro lato. Eccoci qua, semaforo spento un attimo il video. Comunque sia, queste sono ancora le vetrine, siamo ancora sulla Rodeo Drive, sulla stessa strada di prima. Qui ci sono i marchi italiani, vedo Gucci, Prada e un altro marchio di cui non ho mai sentito parlare. Com'è che si chiama? Hermenegildo Zegna, insomma. Qui invece c'è Armani, Battaglia, lì vedo Moncler, più italiano, Tod's, insomma, avete capito un po' qua come funziona, no? Guardate qui, Mustang americano, questo cos'è? Le Vuitton? No, Saint Laurent, qui c'è Valentino. Valentino, Bottega Veneta e insomma questo è quanto, marchi degli stilisti più famosi del mondo a destra e a sinistra, Louis Vuitton lì davanti e Dior qua, Dolce Gabbana, insomma li ho detti tutti. E adesso vi porto diciamo nel punto più bello
della via, dove c'è uno snodo che va in una vietta un po' particolare, e poi vi saluto. Ed eccoci arrivati nella viettina che vi dicevo poco fa. Qui c'è un ristorantino esclusivo, qui sono le scale per salire che portano sulla strada in cui stavo camminando prima, e qui ci sono un'altra serie di negozi di un certo livello. Vedo Versace, poi il negozio addirittura della Porsche. Ricorda un po' l'Italia qua, ricorda un po' le viettine che ci sono nei nostri centri. Comunque sia, questo non è un posto che onestamente a me piace molto. Sono venuto qui perché, comunque, essendo conosciuto in tutto il mondo, visto in svariati telefilm, film così, ha messo anche a me un po' di curiosità. Però comunque non è che onestamente mi attiri molto, ecco. Adesso arrivo lì dove c'è quella cabina dorata e vi faccio i saluti. Foto di tutti i generi. E anche qui si può fare una foto per metterla poi sul social network con questa scritta. E siete tutti contenti, guardate, infatti sta facendo la foto tra le mura dorate di Rodeo Drive. E questo è quanto. E qui Fendi, Louis Vuitton, insomma questa è tutta la strada di prima. Che dite, com'è Rodeo Drive di Beverly Hills? Bella? Vi è piaciuta? A me, come ho detto prima, onestamente non mi ha fatto né caldo né freddo, perché vabbè, questi posti sì, li vengo a visitare molto volentieri, però comunque non sono quelle cose che poi ricorderò della California, di Los Angeles per esempio, ecco. Però comunque, ripeto, se avete un po' di giorni e Beverly Hills vi affascina perché l'avete sentito parlare eccetera eccetera, fatevi un giro che comunque non rimarrete delusi. Questo è tutto, ci vediamo domani, un abbraccio. Oggi Los Angeles è veramente calda.